Una domanda che riceviamo molto spesso è: qual è la differenza tra la kinesiologia e la kinesiologia applicata? O ancora di più, se esiste una differenza tra la kinesiologia scritta CHI o la kinesiologia scritta con la K? Questo è possiamo dire, un errore che è tipico del sistema italiano perché la parola kinesiologia in inglese viene scritta kinesiology usando la K. Non esiste il CH in inglese per definire la parola kinesiologia. Quindi la kinesiologia, anche oltreoceano, quindi negli Stati Uniti, viene identificata come la scienza che studia il movimento umano, esattamente come la definizione che per appunto viene data in Italia usando la parola kinesiologia e scrivendola con il CH. In alcuni casi, per esempio, si usa anche la parola cinesiologia, ma sono fondamentalmente sinonimi e identificano la stessa identica realtà. Qual è allora la differenza tra la kinesiologia e la cosiddetta kinesiologia applicata? E soprattutto, il master di kinesiologia di ATS insieme con Sport Science, quale tipologia di kinesiologia tratta? La risposta è molto semplice. La kinesiologia che viene trattata nel Master in Kinesiologia di ATS e Sport Science è lo studio del movimento, quindi uno studio globale sul movimento. Quella che viene definita invece kinesiologia applicata e che spesso e volentieri, anzi quasi sempre, viene scritta con la K, fa riferimento prevalentemente ad una disciplina medica alternativa che utilizza il test muscolare manuale al fine di trovare una relazione tra la salute, il livello di capacità di contrazione di quel gruppo muscolare testato con gli organi ad esso collegati. Quindi crea delle modalità di studio del movimento localizzate, finalizzate solo ed esclusivamente al test muscolare e non tiene in considerazione l'insieme delle possibilità di studio e di analisi del movimento, che sono invece proprie della kinesiologia in senso lato. Riassumendo, nel master di kinesiologia di ATS e Sport Science imparerai e riceverai informazioni e nozioni sullo studio del movimento umano, sullo studio del movimento umano da un punto di vista globale e analitico, fondendo e integrando le conoscenze relative ai fondamenti della kinesiologia e ai fondamenti del movimento umano con lo studio anatomico delle singole aree corporee e riuscendo in questa maniera a comprendere ad un livello più alto il movimento umano da un punto di vista sportivo, preventivo, di rieducazione, di salute e di benessere per l'essere umano.